una ragazzina che viveva in una bella villa, non molto lontano dalla metropoli di Piscina. Da poco aveva preso la patente di guida per il ciclomotore e veniva soprannominata Caschetto Rosso, perché viaggiava sempre con un lucente caschetto rosso. Un bel pomeriggio la mamma le disse: «Perché non vai in città dalla nonna a portarle i soldi della pensione che ho ritirato oggi?» «Sì», rispose lei, «non c'è problema, mi preparo il patto». «Mi raccomando», ribadì la mamma, «stai attenta, non correre e non chiedere informazioni a nessuno». Così, Caschetto Rosso mise in moto e partì. In poco tempo si ritrovò nell'immensa giungla urbana. Traffico, luci, gente che camminava e macchine che sprecciavano. Dopo alcuni chilometri si fermò un semaforo. Accanto a lei c'era un'altra persona, un uomo con una bella moto lucente che la guardava insistentemente. «Dove vai?» rispose lui. E Caschetto Rosso rispose: «Vado a trovare la mia nonna, che abita a due isolati da qui». Lo sconosciuto motociclista all'improvviso si illuminò. Lui sapeva che quei quartieri erano abitati da gente benestante e gli venne in mente un'idea: arrivare prima della ragazza per derubare la povera vecchia in difesa. Quindi le disse: «Gira a destra, così eviti il traffico e arrivi prima». In realtà sapeva che così la ragazza sarebbe arrivata tardi e lui avrebbe avuto tempo per agire. Caschetto Rosso, ingenua e inconscia del pericolo incombente, ascoltò il consiglio del furfante e, appena scattò il verde, si svoltò come gli era stato detto. Invece, il motociclista schizzò via come un fulmine per arrivare il prima possibile. Il ladro, vero professionista, arrivò a casa della nonna. A questo punto tirò fuori la sua arma segreta. Aveva una chiave magica capace di aprire tutte le porte e tutte le serrature. Era dorata e luccicava come una stella. La mise nella serratura e aprì la porta. Il ladro entrò subito in casa, trovò la nonna, la imbavagliò e la legò in una sedia. Cominciò così a mettere a suo padre la casa, a riempire in un gran sacco e mettere in un gran sacco tutti i gioiali che trovava. All'improvviso, però, il campanello suonò due volte. Allora il motociclista corse a rispondere, cercando di imitare la voce della nonnina. «Chi è?» «Come chi è?» rispose la ragazza. «Sono solo io che suono due volte, nonna». «Oh, scusa, non ti avevo riconosciuto». «Che voce strana, nonnina!» continuò. «Forse hai mal di gola?» «Oh sì, cara bambina». «Allora fammi entrare», chiese lei. «Fuori fa freddo». «Sì, aspetta un attimo, mi metto la vestaglia». Caschetto Rosso si insospettì. La nonna non l'aveva riconosciuta. Per giunta aveva una strana voce e per di più cercava la vestaglia. Indumento che non sopportava e che non utilizzava. Infatti, girava per casa sempre in camicia da notte. La ragazza salì di corsa e trovò la porta socchiusa. L'aprì lentamente, ma proprio in quell'istante sentì una mano agguantarla per tapparle la bocca. Era stata catturata anche lei. Il ladro continuò così a rubare indisturbato oggetti preziosi e a fare un gran baccano. Fortunatamente, quella sera passava una pattuglia di vigilanza urbana che, sentendo il gran chiasso, si avvicinò per capire cosa stava accadendo. Il poliziotto trovò strano che le porte fossero aperte. Così impugnò il manganello ed entrò piano, senza far rumore. Vide il ladro impegnato a trucare in un cassetto. Subito capì la situazione. Con un colpo deciso lo stordì. Costui cadde a terra, tramortito, e il poliziotto liberò le due povere sventurate. Poi la nonna, indispettita, svuotò il sacco e, vedendo qualcosa scintillare nella tasca del furfante, ci infilò la mano e prese la chiave, sostituendola con una vecchia forchetta. Infine, il salvatore delle due donne
ammaiettò il delinquente e lo portò in carcere. Così Caschetto Rosso tornò a casa, sano e salva, come la nonna, che in più ci guadagnò chiave magica, capace di aprire ogni serratura. Così non si sarebbe dovuta più preoccupare di cercare quella giusta per ogni porta della casa. Vissero così felici e contenti, almeno loro, perché il ladro ancora sta cercando di aprire la propria cella con una forchetta.